Ciao ragazzi, è passato un po' di tempo dall'ultimo video del mate, però quella volta ero a Buenos Aires. Oggi ci troviamo in piazza a Catamarca e questa volta vi mostro come si prende il mate nel nord argentino. Come sicuramente saprete, il mate argentino è una tradizione che è come per noi il caffè in Italia, solo che qua il mate, questa bevanda, si condivide con le altre persone. Infatti è un modo per incontrarsi al parco o in piazza, in un bar anche volendo, in casa degli amici, dei familiari, e per condividere un momento di sana conversazione o charla, come dicono qua. Per chi non avesse visto il video dell'altra volta, il mate è il contenitore, che è questo qui, questo qua. Poi c'è la bombiscia, che è questa specie di cannuccia, qui la chiamano bombiscia, con una specie di molla per non far passare la yerba mate. E questo che è il contenitore, che in realtà veramente questo è il mate, come si chiama qui. Io la chiamo tazza, però è sbagliato, si chiama mate. E passando alla preparazione del mate, questa è la yerba che vi dicevo, questa foglia abbastanza più grossa rispetto a quella normale. Si prendono contenitore e bombiscia in questa maniera qui, si mette qua così, si prende la yerba e si cerca di non rovesciarla ovunque, e si fa così praticamente, si versa abbastanza yerba in modo da creare una specie di piccola collina, non troppa, e si cerca anche di non muoverla. Qua è un po' poca yerba. Ne metto ancora un po'. È troppo. Si prende l'acqua. L'acqua andrebbe sui 75-80 gradi, mi hanno detto. Anche meno, mi hanno detto. Però questa non so che temperatura abbia, però è già calda, dovrebbe andare bene. E il gesto è questo qua. Si fa questo gesto qua, così si mette un po'. C'è chi mette anche acqua fredda per non bruciare la yerba, però anche per il gusto si mette un goccino e poi si prende così per provare, e si mette la yerba un po', l'acqua un po' alla volta, non la yerba, e si riempie, ok? Però deve rimanere comunque questa parte qua un po' asciutta. Si prende un primo sorso e così la prima, diciamo, toma, il primo sorso è già stato preso, e si ripete di nuovo. Già questa volta si può andare un po' più veloci, no? Qua si gonfia un po' per si alza. Comunque questa yerba qua, che rimane asciutta, serve anche per non consumare la yerba tutta in un colpo. Almeno io la faccio così. Ah, e non si tocca la bombiscia così. Ad esempio, queste cose qui non si fanno, ricordatevelo. Cioè, qualche argentino si incazzerà se mi vede fare queste robe qua, però no, non importa, criticatemi. A Buenos Aires l'avevo preso con i Don Satur, che sono dei biscottini abbastanza industriali, diciamo, però buoni. Qui invece si va alla panaderia, al panificio, e si prende il mate con questi qua, che sono queste tortitas salate, queste piccole torte salatine, queste qua. Chalitas. Si fa così e si mangia. Questa è salata. Non è male, è come una specie di pane cracker, una cosa, una via di mezzo, diciamo. Oltre alla chalitas si prendono questi piccoli pezzi di pane, questi biscocitos, e alla stessa maniera come le chalitas. Questi in realtà sono abbastanza più secchi rispetto alla chalitas, però a me sembra che piacciono più questi che quelle, che queste qua più grandi. Se voi siete amanti del dolce, potete prendere questi biscotti qua, che sono questi biscotti con gocce di cioccolato oppure con lo zucchero sopra.
Diciamo che l'impasto è lo stesso, solo che hanno questa differenza. Conoscevate anche voi il mate argentino o qual è la vostra bevanda preferita? Commentatelo qui sotto, mettete un like, sottoscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e TikTok. Un italiano in Argentina. Alla prossima, ciao!